Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Scusate la mia faccia e i miei capelli, ma è sera tardi, sono stanchissima, però ho fatto degli acquisti da Tiger e volevo mostrarveli. Allora, questa è la borsettona, guardate che bella, con i pesciolini, con dietro tutti i disegnini del mare. E volevo farvi vedere cosa ho preso. Ho preso delle cose creative, delle cose da assaggiare, delle cose da fare, dei assaggi, in cui farò un video assaggi con una persona che ancora non conoscete, ve la presenterò, lo vedrete nel prossimo video. Allora, innanzitutto ti danno il... come si chiama? Oddio, come si chiama? Ok, avete capito, la pubblicità, che è molto carina, delle cose troppo belle Tiger. Sono andata per la prima volta adesso, ho preso poche cose, ma devo dire che sono rimasta incantata. Allora, partiamo dalle cose da mangiare. Ho preso questo tortilla al formaggio. Ho preso queste apple chips, patatine di mela. Poi ho preso questi tarallini piccanti. E poi ho preso queste, che sono noccioline, penso tipo al wasabi, ho paurissima. E questi poi vi farò un video assaggi che vi farò vedere. Adesso ho preso giusto quattro pezzi, le cose che ho trovato. Allora, la prima cosa più stupida, che sono gli stuzzicadenti, visto che quando devo pigmentare anche la resina è così, ne prendo sempre su un casino di colore, almeno così con lo stuzzicadenti non butto via un sacco di roba. Questi sono 500 pezzi. E li ho pagati, se non mi ricordo. Ok, non ho qui lo scontrino, adesso non mi ricordo il prezzo, dopo ve lo scriverò nella pagina, se mi ricordo, se riesco a trovare il prezzo. Poi ho preso questi gessetti, guardate qui, vediamo se riusciamo ad aprirli, sempre per pigmentare la resina. Volevo provare a vedere com'era, magari. È bello, scusatemi, tendo a guardare di là, anche se la fotocamera è di qua, non fateci caso, sono strabica stasera. E questi sono i colori. Speriamo che vengano belli. I colori sono molto belli, devo dire, mi piacciono tantissimo. Sicuramente verranno color pastello nella resina, però sono curiosa di provare a vedere. Adesso questi non mi pare 2 euro costavano. Ho preso gli acrilici, questi mi pare 3 se non sbaglio, sono questi colori qui. E li avevo proprio finiti, solo che ho preso solo quelli base, ma così almeno ho qualche sfumatura in più, non devo starle a uccidermi per creare le sfumature, anche se manca proprio il rosa purtroppo. Vabbè, il rosa si può fare. Poi, ultima cosa, l'ho detto che erano 3 pezzi, però sono cose che mi servono. Ho preso questi, che sono praticamente delle scatoline portaoggetti, perché molte volte ci sono le bustine con dentro i glitter che mi trovo scomodissima da morire. E allora ho preso queste scatoline, così li travaso qui dentro. Questi qui mi pare, non mi ricordo se 2 o 3 euro. Comunque da Tiger i prezzi sono veramente buonissimi. Allora, video velocissimo, proprio flash. Era soprattutto per annunciarvi che presto ci sarà... mi è volata la borsa. Presto ci sarà un video assaggi. Aspettate che arriverà quando convincerò la persona a farli. E bene, allora ci vediamo nel prossimo video.